L'Italia è piena di dolci regionali. Eh sì, a me i dolci piacciono. Dal nord al sud ce ne sono varietà, varietà infinite, che si tramandano di famiglia, tra amici. Io ho i miei e quelli che ho rubato nel ricettario della nonna, però ogni tanto incontro qualche amica o qualche amico che mi racconta quelli della loro terra. E oggi vi voglio presentare un amico speciale. Guardate che arriva, Nicolas! Eccolo qua! Buongiorno, Nicolas! Buongiorno, Monni! Ah, ma tu sei arrivato da lontano per venirmi a trovare. Diglielo un po' da dove arrivi. Da Palermo. Lontanissimo. E allora, da Palermo sei venuto a fare cosa nella mia cucina? Fare dei biscotti. A insegnarmi a fare dei biscotti? Quindi io sono una tua assistente oggi. Ma io mi sono attrezzata. Grambiule? Senti, come si chiamano i tuoi biscotti? Reginelle di Palermo. Ah, quindi proprio della tua città. Reginelle di Palermo. E che cosa ci serve per fare le reginelle di Palermo? Perché dobbiamo controllare se ho tutto. Allora, vedo che qua... questo. Che c'è della farina. Ok. Poi, qua... zucchero. Perfetto. Latte. Un pizzico di sale. Ok. Immagino del lievito. E qua... il burro. Va bene, ma chi te l'ha insegnata questa ricetta? Mia mamma. Tua mamma? Ah, e quando te l'ha insegnata? L'anno scorso. L'anno scorso, per farti cucinare un po', o forse perché lei non ci aveva voglia di farli. Allora, da dove partiamo? Dalla farina? Dalla farina. Ok, te la passo. Ci arrivi o la vuoi rovesciare qui? La voglio rovesciare. Allora, sai che io faccio il tuo assistente, quindi tu mi devi dire cosa devo fare. Allora, rovesciamo la farina. Ok, quindi bisogna fare un buchetto nell'interno. Così. Perfetto, un bel bucone. Lo zucchero? Perfetto, meno male che non mi sono sbagliata. Metto tutto? Sì, sì, sì. Dentro qui? Sì. Ora mettiamo il burro e le uova. Ok, allora ti passo il burro. E qua, io ti vuoi che ti rompo le uova? Intere ti servono? Bianco e anche giallo? Tutte e due. Tutte e due, ok. Senti, Nicolas, ma tu cucini a casa, quindi? Con la mamma? Sì, e qualche volta col papà. Anche col papà? Ma fai solo dolci o fai anche altre cose? Anche altre cose. Ah, ecco. Quindi la mamma ti insegna un sacco di cose. Perfetto. E ora ti serve qualche cosa? Un pizzico di sale. Un pizzico di sale? Un pizzico, facciamo così? O di più? Ah, di più. Ok. Impastiamo bene. Ok, io ti guardo, eh. Fai pure come se fossi a casa con la tua mamma. Ah, ecco, c'è un trucco. Bisogna fare così. Ah, con le nocche delle mani, delle dita. Sì, bisogna schiacciare forte, quindi. Ho capito. E quindi queste reginelle si fanno a Palermo? Sì. Adesso possiamo mettere il lievito. Ah, ok. Pensavo che te l'avrei dimenticato. Sembra farina. Sembra farina, però profuma. Hai sentito che il lievito profuma? Guarda, guarda, ti viene bene, eh? Ma è faticoso fare questo impasto? Così, così. Allora l'impasto è pronto. Ah, e quindi cosa facciamo? Ora mettiamo le decorazioni. Allora lo facciamo riposare? Aspetta, lo metto qui. E che cosa ti devo dare? Il contrario. Il latte? Sì. Senti, Nicolas, ma da grande tu farai lo chef? Sì, mentre lavorerò in TV. Ah, vuoi lavorare in TV da grande? Fare programmi di cucina? Sì, sì. Ho capito. Quale scegli? Vabbè. Mettiamo tutti mischiati. Ah, facciamo proprio una composizione di colori. Ok, allora ti passo il verde. Ok, quindi diventerai famoso in cucina.
E l'ultimo. Questo possiamo metterne un po' meno? No, tutto? No, tutto. Ok, perfetto. Per carità, la ricetta è tua. E adesso? Andiamo a fare i bastoncini. Ah, dei pasta. Bastoncini? Tipo con la pasta. Vuoi che te li faccia io? No. Va bene, ok. Dei bastoncini. Non ne posso fare neanche uno io? Va bene. Dai, uno solo. L'hai messo nel latte? Sì, sì, per pochi minuti, se no qua. Ah, ecco. Così. Ah, quindi il latte serve per fa da colla. Allora lo mettiamo a forno per 10 minuti a 220 gradi. Andiamo a farlo. Nicolas, ma ci sono venuti proprio bene questi biscotti? Sì, com'è sì. Che si chiamano reginelle di Palermo. Che facciamo, ce li mangiamo? No, dai, chiamiamo mia sorella. Anche lei? Ah, buon appetito! Allora li mangiamo. Buon appetito anche a voi. Sono buoni però. Signorina! 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 Madonna, non si può dire niente! Ragazzi, la serietà in questo studio, in questa casa! Puntata 25, ricetta 1, seconda. Stai strano? Certo!